DJ in 5 minuti, il corso più veloce della storia per diventare DJ. Oggi parliamo di un aspetto importante di un DJ, cioè il nome. La moda degli anni 70 e 80 soprattutto vedeva che tutti i DJ dovevano avere il nome d'arte. Anche 90. Io ho iniziato a fare DJ nel 1992. Giovane, ero piccolino, magro, coi capelli, beh, i capelli li ho ancora. E quindi cosa succedeva? Che tutti le persone che facevano già i DJ che conoscevano avevano tutti il nome d'arte. E qui io non avevo soprannomi, non ho mai avuto soprannomi particolari. O meglio, non sono troppo radiofonici. da dire il Pirla. O altri, ultimamente me ne andati altri molto nuovi. Però all'epoca quindi non avevo un nome se non il mio. E la domanda che molti mi fanno: ma tu ti chiami veramente Mauro Vai? Sì, mi chiamo Mauro Vai. Però quando ho iniziato io dovevi darti un soprannome. Ma io ho detto: ma Mauro Vai suona bene, cazzo. Ho detto proprio così. E allora ci ho ficcato la Y. E devo dirvi la verità, cioè ormai come DJ è Mauro Vai con la Y. Anche se ultimamente, anche se vengo scritto senza Y, non me ne frega niente, no? Anzi, suonava bene Mauro Vai. Però all'epoca dovevo, cioè, tipo c'era Roberto Greganti, che poi si chiamava Claudio Scanavino. Roby Scaglione era Toby all'epoca, o Roby LaSalle. Cioè, anche che Roby Scaglione è un bel nome, no? Suona bene come DJ. Però all'epoca bisognava darsi un nome d'arte. Il consiglio di oggi è: sceglietelo bene, perché poi se iniziate a fare il DJ la cosa diventa seria, avete tutti i flyer, i volantini, insomma la gente vi conosce con quel nome. Poi è un casino cambiarlo e ritornare indietro. Cioè, hai lavorato tanto su un brand, su un marchio, e poi è un peccato perdere gran parte di quella riconoscibilità. Per quanto mi riguarda, adesso la Y c'è, ma potrebbe anche non esserci, e non mi cambia niente. Anzi, quasi quasi alterno le due cose. Però se proprio, perché poi il mio nome è quello alla fine, Y o non Y, però se tu ti fai chiamare DJ Tenebra, e poi è un casino far capire alla gente che da oggi non ti chiami più DJ Tenebra e sei DJ Pippolo Russo. Il consiglio che vi do, se avete un soprannome, se ormai va di moda tenere il proprio nome e cognome, a parte se proprio suona malissimo, il consiglio che vi do è: se ti chiami Luca, non farti chiamare DJ Luca, perché non sarai mai trovabile. Cioè, se metti DJ Luca su Facebook ne vengono fuori a centinaia, no? DJ Peppino, sei non riconoscibile. Cioè, DJ Set by DJ Peppino, ho capito, ce ne sono mille. Invece se sei Peppino impasticcato, sei tu. Allora, non fate come un mio amico che si è fatto chiamare Turbo Mass, ma quando invertivano il nome e il cognome veniva Mass Turbo, non era molto bene. E neanche con un altro ragazzo che si è fatto chiamare Erminio Ottone, praticamente DJ Erminio Ottone. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo: Mauro Vai con la musica che fa. Ora non me ne vogliano tutti i DJ Peppino all'ascolto, Se però mi fate chiamare DJ Set, potete esibire flyer di tutte le discoteche del mondo dove avete suonato. Stasera DJ Set.